Ben ritrovati a questo appuntamento ormai consueto della Quaresima in cammino verso la Pasqua. Un itinerario in cui vogliamo approfondire la parola di Dio, in particolare i Vangeli della Domenica. E per farlo, abbiamo qui con noi il Vescovo di Cremona, Monsignor Dante La Franconi. Grazie per essere con noi. E poi una, ogni settimana ci sarà con noi anche una rappresentanza delle realtà diocesane. Questa settimana abbiamo una famiglia dell'azione cattolica, eh, Barbara e Paolo Lanfranchi, insieme a Giovanni e il piccolo Giuseppe. Eccellenza, la prima domenica di Quaresima ci propone il Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto. Che è un Vangelo classico della prima domenica di Quaresima. Ed è una, un messaggio che apre la porta sulla Quaresima, nel senso che ci invita ad essere vigilanti di fronte alle tentazioni per realizzare una vera conversione, cioè un vero itinerario che ci porti ad essere cristiani più convinti, più contenti, gioiosi di quello che hanno ricevuto dal Signore. E allora lo ascoltiamo insieme, proposto da Giuliana Melloni e Alfonso Alpi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse, Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose, sta scritto. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, a Suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, sta scritto anche, Non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose, Vattene, Satana. Sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Abbiamo ascoltato il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima. Ora, eccellenza, lasciamo la parola a lei. Le chiediamo così di aiutarci a entrare nel cuore di questa pagina evangelica che certamente è una pagina nota, quante volte l'abbiamo letta, ascoltata. E la mia attenzione vorrebbe fermarsi questa volta su come Satana introduce le tentazioni. Le prime due le introduce sempre con la stessa espressione, se tu sei figlio di Dio. Allora, se tu sei figlio di Dio, queste cose... Che, le, che ti chiedo che le pietre diventino pane, che tu compia un miracolo strepitoso, un gesto, questo dovrebbe esserti facile, normale. Gesù non risponde a queste provocazioni di Satana, nel senso di accondiscendere, di stare al gioco di Satana. Un gioco che tra l'altro lo ritroviamo tale e quale alla fine della vita di Gesù. Perché quando Gesù è in croce sul Calvario, chi sotto fa la parte di Satana continua a dirgli, ma se tu sei figlio di Dio, ma perché non scendi dalla croce? Se tu sei figlio di Dio, perché non liberi te stesso e anche noi? No? I ladroni dicono così. Ecco, allora questo per dire che... Questo tipo di tentazioni accompagna tutta quanta la vita di Gesù. E di fronte a Gesù che non accetta questa provocazione, che cosa può venire in mente? A Satana o a chi lo impersona ripetendo le stesse cose? Ma o tu non sei Dio, quindi non riesci a fare quelle cose che ti provo a cui ti provoco, che ti domando. Oppure se sei Dio, sei proprio un Dio che capisce poco o niente, perché hai qui un'occasione stupenda per mostrarti per quello che sei e tu la lasci perdere così. Ecco perché allora dopo le prime due tentazioni Satana diventa ancora più impertinente. Guarda, ti darò tutti i regni se tu riconosci me come Dio, visto che tu non vuoi fare la parte di Dio, riconoscerti, mostrarti come figlio di Dio. Ecco, questa dinamica delle tentazioni non è esclusa anche dalla nostra vita, che nasce dal dubbio, dall'incertezza, ma questo Gesù vale veramente la pena di seguirlo, è veramente Dio, ma quello che ci dice è credibile? Perché quando noi entriamo in questo dubbio apriamo la strada sull'andare alla ricerca di un altro Dio, che sono gli interessi, che sono ciò che ci torna più comodo, ciò che ci fa più pi piacere, ciò che ci accontenta in qualche maniera. All'inizio della Quaresima siamo chiamati a riflettere e a confrontarci su questo quadro tentazioni di Gesù. Il termine della Quaresima, che è la veglia pasquale, ci troverà a fare la nostra scelta, perché nel rinnovare le promesse battesimali, noi che cosa diremo? Rinunci a Satana? Sì, rinuncio. Credi in Dio, ti affidi di Lui, ti affidi a Lui in Dio, padre, figlio e spirito, sì ci credo, sì mi affido. Allora il cammino è quello di una conversione, perché la vera conversione che tocca tutti gli anni e tutti i giorni della vita del cristiano è proprio questa. Ma tu ti fidi davvero di Dio? Credi davvero che la sua parola, il Vangelo, è una notizia buona per te, per tutta l'umanità? E quando noi nella veglia pasquale, al termine del cammino di conversione della Quaresima, ci sentiremo interpellati, rinunci a Satana, credi in Dio, Padre, Figlio e Spirito, che la nostra risposta non sia una risposta formale, semplicemente rituale, diciamo sì credo, sì rinuncio perché è, è, è scritto così, no, diciamolo con la nostra vita, diciamolo con il cuore, diciamolo con la convinzione, diciamolo come un cammino che ha fatto tesoro del giorno delle ceneri, quando nell'imposizione delle ceneri ci verrà detto convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, al, a fine del percorso quaresimale, la veglia di Pasqua, noi umilmente vogliamo dire un po' ci siamo convertiti. Crediamo davvero nel Signore Gesù, lo seguiamo e vogliamo vivere secondo il suo Vangelo. Grazie, eccellenza. Ora continuiamo la nostra riflessione dando la parola ai nostri ospiti per alcuni spunti di riflessione. Cominciamo da Barbara. Perché Gesù che è Dio si lascia tentare dal diavolo? Credo che in questo ci sia una attenzione quasi delicata di Gesù nei confronti di noi uomini. Lo sa benissimo che la tentazione è anche un pane quotidiano della nostra vita e lui ha voluto esprimere la solidarietà con noi uomini proprio accettando anche di essere tentato. Eh, All'inizio della Quaresima c'è una bella riflessione che è proposta da un padre della Chiesa il quale ci dice Gesù ha preso da noi uomini la nostra tentazione per comunicare a noi uomini la sua vittoria di figlio di Dio. Quindi è un cammino quello della Quaresima che facciamo insieme e siamo grati a Gesù che non abbia voluto differenziarsi neanche sotto questo profilo da noi uomini, dall'umanità, perché questo ci dà la certezza, la fiducia che le tentazioni ci sono, ma c'è Gesù che le ha vinte e che ci aiuta a vincerle. Paolo, anche a lei chiediamo una domanda. La tentazione è anche un'occasione no, un per riconfermare una scelta in modo consapevole. Come fare allora quotidianamente a farlo nella nostra vita? Eh, sì, questo è proprio vero. La tentazione è, è una prova eh, in cui viene messa alla prova la nostra fede. Se diventiamo anche noi dubbiosi, ma sarà davvero figlio di Dio? Vale la pena di seguire questo Gesù, di credere a quello che, che la Chiesa ci dice? Ecco, la tentazione è, è una prova. È una prova che, in un certo senso, ci mette con le spalle al muro e ci obbliga a dire, ma io voglio essere davvero un discepolo del Signore? Questa... Fede in Lui è una fede che porto avanti, sia pure con le mie fragilità, sia pure con i miei limiti, ma la porto avanti con convinzione, nella certezza che non c'è nessuno che valga la pena di seguire meglio e più intensamente che il Signore Gesù. Allora l'unione con Lui, la preghiera, allora la lettura del Vangelo, allora ricordare ogni giorno quando preghiamo che anche Gesù è stato tentato, però mi è compagno nell'affrontare le prove della mia vita, questi sono i modi con cui le tentazioni possono diventare delle occasioni positive per crescere nella nostra fede, come del resto penso fate voi e come insegnate anche i vostri bimbi. Giuseppe magari è un po' piccolino ancora, ma insomma. Abbiamo ancora un po' di tempo. Barbara vuole farle un'ultima domanda. Tu sei figlio di Dio. Come a mettere in dubbio questa relazione tra il padre e il figlio? Allora come possiamo noi nella nostra vita quotidiana confermare, accrescere, alimentare questa relazione tra Dio padre e noi figli? Bello, mi viene in mente che Gesù ha raccontato una parabola in cui... Uh, un figlio non si fidava del padre, il figlio prodigo, però neanche il figlio maggiore si fidava. E per dire insomma che la nostra condizione di figli di Dio, lo siamo veramente, a volte ci fa attraversare anche questi passaggi. Secondo me il modo bello per superare questa tentazione e confermarci nella nostra dignità, nella nostra grazia, nella gioia di essere figli di Dio, ecco per fare questo forse ci servono due attenzioni molto semplici. La prima è quella di riconoscere che Dio è padre, è padre che non si stanca mai di noi. Papa Francesco continua a sottolineare la dimensione della misericordia, che certamente non è separabile anche dal nostro impegno di vivere cristiani. Però è bello, quando sai di poter contare su un padre, figlio prodigo che ritorna a casa, sa di incontrare qualcuno che lo ama, che lo ama ancora, che lo aspetta. Ecco, io penso che un primo modo per far maturare, per far crescere in noi questa consapevolezza di essere figli di Dio e avere davanti agli occhi l'immagine di un padre che è misericordioso. Una volta Papa Francesco ha detto noi possiamo stancarci di chiedere perdono a Dio, ma lui non si stancherà mai di perdonarci. Secondo piccolo suggerimento che però è legato a questa prima considerazione, quante volte noi recitiamo il Padre nostro nelle assemblee liturgiche? È la preghiera che recitiamo ogni volta, nella, nella nostra giornata, ogni giorno. Ecco, se mi fermo a dire Padre, ma chi è questo Padre? Che volto ha? Come Gesù me l'ha manifestato nel Vangelo? Ecco, allora fare di questa preghiera l'espressione... Filiale del nostro riconoscimento, della nostra gratitudine, della nostra adesione alla sua volontà. E sapete, c'è ancora un mezzo minuto. Sì. Eh, quando vedo Gio Giovanni e, e Giuseppe, io penso voi che avete chiesto per loro il battesimo e voi in loro nome avete detto sì, rinunciamo a Satana, sì. Eh, vogliamo credere nel Signore Gesù. Pensate che è bello, ogni volta che guardate i vostri figli, ricordate anche quello che non solo avete dichiarato per loro, ma avete dichiarato per voi. Grazie Eccellenza. Noi adesso ci avviamo verso la conclusione eh, di questo nostro spazio dedicato, tutto alla Parola di Dio e è il momento della preghiera. Anche voi da casa siete invitati a pregare con noi, ora la sigla ci introduce a questo momento. Rinnova, Signore, la nostra fede per vivere pienamente questo tempo di grazia seguendo le tue vie e giungere alla Pasqua come creature nuove, guidate dallo Spirito che tu infondi nei nostri cuori. Preghiamo insieme. Signore, Signore Gesù, tentato, da, tentato Satana da Satana nel deserto, deserto rendi, rendi la, la nostra, nostra volontà. Libera dai condizionamenti del peccato e del mondo, perché impari ad ascoltare la parola che salva e a rinunciare a quanto ostacola il cammino della conversione. Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne e diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen. E invochiamo dal Signore la benedizione. Dio Padre, fonte della vita, dell'amore e di ogni dono perfetto, vi colmi della sua grazia. Amen. Cristo Signore, che ha vinto le tentazioni del deserto, vi guidi nel cammino quaresimale fino a diventare uomini nuovi nella Pasqua. Amen. amen. Lo Spirito Santo porti a compimento l'opera di conversione iniziata in questi giorni e vi, di, e vi dia di partecipare alla Pasqua di risurrezione. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e rimanga sempre. Amen. E chiudiamo così questa nostra prima trasmissione quaresimale, l'appuntamento è per la prossima settimana.